Music. News, sports, every day for you on the web. Letcochannel. It, the Blue Light Blue Radio. Nicola, innanzitutto. Ti chiedo se è passato un po' il dente avvelenato che avevi domenica. Perché dopo l'esultanza sul 2-2 l'abbiamo la, vista ed è stata anche direi perfettamente in linea con lo svolgimento della partita. Sì, è passato. Ho fatto una cosa un po' istintiva. Perché eh, non ero d'accordo su quei fischi che arrivavano dalla tribuna, sulle critiche ai giocatori singoli. Perché questa è una squadra che è prima in classifica con il miglior attacco e la miglior difesa. Siamo un po' in difficoltà a livello di numero quindi. Non vedevo il motivo di quelle critiche che ci arrivavano dagli spalti. Insomma, si la una squadra anche che ha giocato più di tutti, e direi che si sta vedendo in questa fase di finale del girone d'andata. Per noi la Ligorna, comunque che avevamo anche un'età media più bassa, ha avuto una gamba migliore della vostra. Sì. Al di là di quello, noi abbiamo fatto un mese importante, abbiamo giocato ogni tre giorni praticamente. Loro, secondo il mio punto di vista, fra le prime quattro in classifica è la squadra migliore che abbiamo incontrato fino adesso, sia a livello di gioco sia a livello di pressing, era una squadra preparata, quindi ci ha sorpreso un po' questa loro dote. Però noi siamo stati bravi a riprendere perché sul 2-0 non ci sperava quasi più nessuno, quindi è stato un pareggio eh, frutto di un grande cuore. Ho detto una cosa importante sul tuo profilo Instagram, ovvero i morti vanno sempre messi via quando sono distesi e freddi, diciamo che comunque la vittoria, il pareggio l'avete accolto con moderata chiaramente soddisfazione. Sì, sicuramente, ti ripeto, pareggiare così una partita del genere per noi eh, vale come una vittoria, quindi eh, già dal giorno dopo cioè, pensavamo di aver fatto un gran punto, quindi se vinciamo domenica... Eh, Andiamo avanti per la nostra strada. Comunque, siamo primi in classifica anche domenica. Eh, noi andiamo là per vincere perché vogliamo passare delle buone vacanze e, soprattutto, fare passare i nostri tifosi. Giocate a Inveruno, giocherete in Veruno contro l'Arconatese, dovrete scorrere un po' la classifica questa volta per trovare l'avversario, però è chiaro che ci sono degli elementi comunque rilevanti nella squadra milanese. Sì, noi li abbiamo incontrati l'anno scorso, fatalità proprio l'ultima giornata anche l'anno scorso, quindi la maggior parte sono rimasti, è una squadra da prendere con le pinze, però noi vogliamo vincere a tutti i costi. Grazie Nicola, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light, Blue Radio.